Buongiorno, questo libro ho appena finito di leggere, bellissimo libro, Un barrage contro le Pacifique, una diga contro il Pacifico. C'è anche naturalmente l'edizione italiana, è stato tradotto da Einaudi, però è stato tradotto molti anni fa da Einaudi e non è così facile procurarsi, va bene, nel caso di là della edizione. Di che cosa parla questo libro della Duras? Parla, prima ancora di parlare di una storia, parla della miseria. Parla di che cos'è la miseria economica, culturale, umana, il degrado. Il libro è ambientato nella piana del Mekong, nel Vietnam, e parla di una madre sola che ha un figlio di una ventina d'anni e un'altra figlia di 17-18 anni, che è in rovina perché ha una concessione di un terreno per poter coltivare il riso. Siamo nella piana del Mekong e lei ha costruito, è molto difficile coltivare, perché? Perché quando arrivano i monsoni, l'oceano con le sue onde, l'oceano Pacifico con le sue onde, spesso invade queste zone con la propria acqua salata e quindi rende incoltivabile e addirittura irraggiungibile, diciamo, l'idea di avere un raccolto. Questa donna, mettendo insieme i soldi raccolti in anni di sacrificio, insieme anche ad altri coltivatori della zona, è riuscita a costruire una diga per appunto combattere queste onde. Questa diga è stata distrutta. È stata distrutta col monsone di giugno. È stata distrutta dalla forza delle onde e anche dai gamberi di fiume che in qualche modo si sono mangiati il legno che appunto costituiva questa diga. Vive nella miseria, coltiva qualche piccola parte che si salva, qualche piccola come delle collinette, eccetera. Ha moltissimi debiti con quelli del catasto, che sono i veri e propri pesce-cani che in qualche modo gestiscono in modo truffaldino tutte queste concessioni, e il libro racconta la loro vita in questa piana, una piana dove la miseria cresce. C'è una bellissima descrizione dei bambini, come racconta in questo libro i bambini, che sono tantissimi, non hanno niente da fare, giocano, sono sempre lì che giocano, però muoiono come le mosche. Perché muoiono come le mosche? Di varie morti, tra le quali la più importante è la malaria. C'è la malaria in questa zona e quindi questi bambini muoiono, però ce ne sono tanti perché ne rifanno continuamente, se ne nascono continuamente. Muoiono così tanti che non li seppelliscono in cimiteri e bar, praticamente li seppelliscono, fanno una buca nelle case, vicino alle case, li seppelliscono lì. L'immagine dei genitori, dei padri, anzi, che con i piedi pestano la terra per pareggiarla, dove appunto c'è questa tomba, questo sepolcro. Ora, la storia si svolge appunto qui. La ragazza, la giovane, ha uno spasimante, che poi finisce questa storia, però è interessante come l'aspetto della sessualità che è a cavallo tra una cosa naturale e la prostituzione, perché c'è sempre l'aspetto economico, è sempre quella la voglia, no? Recuperare dei soldi. Perché? Per far cosa? Per uscire da questa situazione, per andarsene, quindi sono sempre in bilico tra l'andarsene e restare, e poi c'è questo degrado, no? E molto bella anche la descrizione della città coloniale che si trova a molte ore di distanza, dove la famiglia per un brevissimo periodo va a stare. E la descrizione di questa città è bella perché c'è la parte centrale di questa città coloniale, abitata esclusivamente da francesi ricchi, grandi viali, alberati, gente che sorride, che va a giocare a tennis, vestiti spesso di bianco, macchine molto lussuose, eccetera. Questa zona è circondata da una circolare di un tram. Al di fuori di questa circolare abitano i bianchi meno ricchi, i bianchi poveri, i francesi, i
poveri, e fuori ancora più fuori abitano gli indigeni che sono ovviamente tutti quanti poveri. C'è anche la storia di un diamante che viene regalato da questo signore, i ragazzi tentano di venderlo, eccetera. Insomma, è tutto questo, una storia proprio che non ha come dire, un futuro, non si vede un futuro per questa situazione. La mamma è in brutte condizioni fisiche e psichiche, perché naturalmente viene consumata da questo desiderio di rifare ancora questa diga, e naturalmente anche consumata dal rimpianto per quello che non è successo. Ecco, io ovviamente non vi racconto tutti i dettagli della storia, perché se no vi racconterei il libro, non varrebbe più la pena di acquistarlo. Comunque, insomma, io ve lo consiglio molto. È collegato in qualche modo, ma non con un rapporto di, non è la stessa storia, con quello che Margherita Duras ha scritto nell'Amante. Anche l'Amante era ambientato in questo ambiente, no? Anche lì c'era una storia, che poi è la stessa origine naturalmente, di una madre che aveva perso tutto per una diga, eccetera. Però là, nell'Amante, è una storia che è successa. Qui invece è ispirata, diciamo, dallo stesso ambiente, ma sono storie sono diverse. Eccola quindi, Una diga contro il Pacifico, nell'edizione francese è del Foglio, cos'è, Gallimard? Edizione Foglio, sì, del Gallimard, quello qua. Ma dai, scontato. Che figo, però. Non ha importanza l'edizione che voi leggerete. Buona lettura.